Una serata con il cielo sereno, è piovuto in abbondanza nei giorni scorsi e c'è stato un violentissimo acquazzone anche nel primo pomeriggio, poi il tempo fortunatamente si è rimesso al bello, non c'è un pubblico molto numeroso, lo valuterei intorno alle 10.000 persone. Comunque il banco di prova è estremamente indicativo questa sera e ci sono, come avete sentito al momento della lettura della formazione, alcune novità molto interessanti, per esempio sono contemporaneamente in campo Baggio e Giannini, proprio perché Vicini ha dato un turno di riposo a Donadoni e indubbiamente proprio il modo in cui si combineranno questi due giocatori costituisce uno dei motivi di maggiore interesse in partenza della gara. Sì, è una delle prime occasioni della nostra nazionale di giocare con due punte e un altro giocatore più predisposto verso l'attacco, Baggio, che non Donadoni, che sa anche più rientrare, lasciando il regista. Quindi è importante, oltre al fatto di far riposare i giocatori per la prossima gara, valutare per tutta una partita come possono funzionare, come può funzionare l'asse Giannini-Baggio. Presenti numerosissime personalità in tribuna, a cominciare dal presidente federale Matarrese, dal presidente della Lega Nizzola, dal segretario generale federale il dottor Petrucci, Enzo Bearzot, supervisore delle nostre squadre nazionali, numerosissimi presidenti e dirigenti di squadre calcistiche di Serie A e B. Nelle file dell'Uruguay giocano parecchi elementi che militano in formazione straniera. Alzamendi per esempio gioca con il Logroñese in Spagna, Correa con il River Plate in Argentina, Francescoli con il Racing di Parigi, Bengoechea con il Siviglia in Spagna e Ruben Sosa naturalmente con la Lazio. Minuto di riposo per ricordare le vittime di Sheffield. Ora tutto è pronto per la disputa di questa attesa amichevole. Vi ricordo che mercoledì prossimo a Taranto la nostra nazionale affronterà sempre in amichevole l'Ungheria. Partiti. La palla è manovrata ora da De Agostini che la smista su Giannini. Da questi a Marocchi che fa venire in avanti Ferri. Bergomi in profondità e c'è l'intervento in fallo laterale della retroguardia uruguaiana. Siamo al primo minuto di gioco dell'amichevole tra Italia e Uruguay. Avanza ancora Marocchi, cerca la combinazione con Compagno, interviene Correa. Poi i nostri riconquistano per un attimo il pallone e lo riperdono. Sulla palla è Bengoechea. Ruba il pallone ottimamente serena. Va a cercare spazi sulla destra, viene attaccato irregolarmente, interviene l'arbitro Courtney e comanda un calcio di punizione a favore degli azzurri. Va la battuta Baggio. Vedete quattro maglie azzurre in un fazzoletto al centro dell'area, è possibile che facciano velo anche per Serena. Il colpo di testa è stato di Dominguez. Tocca per un attimo Bengoechea, interviene ancora Marocchi, poi viene fermato al limite dell'area da Francescoli e c'è questo tentativo in contropiede con il lancio su Alzamendi. Baresi su di lui. Ruben Sosa, il giocatore della Lazio. Il tocco all'indietro. Viene ora in avanti Dominguez. Palla verso Correa. Pressing azzurro, fallo da parte di De Agostini, calcio di punizione per gli uruguaiani. La nostra postazione è sistemata all'aperto accanto a colleghi uruguaiani che secondo quella che è la scuola tradizionale radio televisiva sudamericana fanno un po' di confusione, vero Santo? Sì, hanno un ritmo notevolissimo e direi che è anche importante valutare. Intanto c'è questa conclusione da lontano di Perdomo sul fondo. Dicevo, è importante valutare un fatto che non credo capitava da molto
da molto tempo la nostra nazionale, cioè non c'è un centrocampista di marcatura. Solitamente noi organizzavamo le squadre sempre con un uomo prevalentemente a centrocampo ma che sapesse difendere. Qui invece abbiamo Marocchi, Giannini, Berti e Baggio, quindi tutta gente che è predisposta alla manovra che non alla difesa. Il lancio di Giannini è per Serena. Va Serena a cercare qualche compagno, viene attaccato da Revelez, il disimpegno è su Ferri, Baresi. De Agostini. Sbagliato il tocco, riconquistano la palla con Correa e gli uruguaiani, il disimpegno è su Sere, il portiere. Herrera. De Leon. De Leon ancora al portiere. Il rinvio del portiere Sere. La palla indirizzata verso Alzamendi, giocatore molto esperto, 33 anni, gioca con il Logroñés in Spagna. Ecco il tocco in profondità, intercettato Berti sulla palla di Agostini, Giannini che non riesce a intercettare, Rubén Sosa. Ancora Rubén Sosa dopo un rimpallo, sfiora Serena ma la palla è per Dominguez. Da questi a Francescoli. Il lancio in profondità è per Bengoechea, Bengoechea in piena area di rigore, Marocchi su di lui, tocco all'indietro, palla per Zenga. Baresi. Baggio. Si sovrappone Bergomi. Lavora il pallone Vialli ma finisce per perderlo. Ancora un contropiede pericolosissimo con Alzamendi sul quale c'è l'intervento di De Agostini. Termina a terra sul secondo intervento di Ferri facendo che si può proseguire l'arte. È una grande giocata di Francescoli che ha pescato molto bene Alzamendi che forse non è riuscito a stoppare molto bene la palla. Poi c'è stato anche un fallo secondo me di De Agostini ma anche Alzamendi era un po' sbilanciato, un po' stanco per lo scatto. Palla intanto per De Agostini, immagini nuovamente in diretta, ecco Berti, Berti per Baggio che si è accentrato, sfugge il pallone a Baggio, subentra Perdomo, ancora Baggio a disturbare l'avversario in maniera irregolare, punizione per l'Uruguay. L'Uruguay è inserito nel girone di qualificazione sudamericano con Bolivia e Perù, girone di qualificazione per Italia 90, gli uruguaiani sono campioni in carica del Sud America, hanno una grandissima tradizione calcistica, hanno vinto anche due campionati del mondo. Ancora verso Alzamendi il lancio ed è da supporre che De Agostini abbia un compito particolarmente arduo, come sapete De Agostini è un giocatore portato più ad avventurarsi in avanti che alla marcatura, mentre stasera deve vedersela con un attaccante puro. Sì, lo schema uruguagio prevede il 7 e l'11 di punta, mentre Francescoli con il numero 9 gioca in zona piuttosto centrale del campo, quindi Ferri non ha un punto di riferimento e invece può avere delle difficoltà De Agostini a marcare un giocatore di punta, non è abituato a farlo nella sua squadra. Palla affidata ora a Correa, viene in avanti Herrera. Il tocco è ancora su Alzamendi, è attivissimo in questa fase iniziale della partita, si incrocia con Francescoli, poi c'è questo ottimo disimpegno degli uruguaiani, ancora Alzamendi smarcato, parte il traversone, in copertura c'è Baggio, ora Berti. C'è Correa che lo ferma in fallo laterale, primo piano per Correa, elemento molto interessante, 21 anni, gioca in Argentina con il River Plate. Ed ecco Baresi in azione. Siamo al sesto minuto del primo tempo, risultato di 0-0. Palla in profondità sulla quale si proietta all'attivo Serena. Quindi Baggio viene anticipato da Revelez. C'è il rinvio di De Leon in una zona morta con l'intervento di Zenga a favore di Baresi. Ferri. Marocchi. Serena. Non si intende con i compagni, il rilancio però è sbagliato ed è Baggio sul pallone. C'è Luca Vialli molto spostato, viene fermato dal raddoppio Rubén Sosa. Buon lavoro del giocatore della Lazio, vedete che indubbiamente ci sa fare,
è molto rapido, poi suppone un po' troppo e finisce per perdere il pallone. Intanto fin da queste prime battute vediamo che Vialli si sposta molto e Serena fa la punta centrale praticamente. Sì, Vialli sta giocando praticamente come gioca nella Sampdoria, muovendosi molto specialmente sulla parte destra del nostro attacco. Giannini recupera un pallone, va sul fondo, tenta di andare via, doppio rimpallo, l'ultimo tocco è di Giannini, ma il gioco è stato fermato da Courtney, c'è un calcio di punizione per l'Uruguay. Rivediamo il contatto. Sulla palla Herrera, il tocco è per il portiere Seri De Leon. Bengoechea. In profondità a cercare Francescoli, intercetta Baggio che si è ben comportato anche in copertura, il lancio di Giannini per De Agostini. De Agostini sul mobilissimo Vialli che gli restituisce il pallone, Giannini ancora verso De Agostini ma il tocco è intercettato, Alzamendi. Viene Alzamendi, il suggerimento è per Perdomo. Da questi a Francescoli, sempre Francescoli, il giocatore più famoso, De Leon. Hanno buoni piedi gli uruguaiani, c'è un nuovo intervento dell'arbitro Courtney a interrompere la partita, a comandare un calcio di punizione per i sudamericani mentre siamo giunti al nono del primo tempo sul risultato di 0-0. Cambia gioco l'Uruguay e chiama in avanti il difensore esterno Herrera. Herrera per Rubén Sosa, va col sinistro Rubén Sosa e Zenga è leggermente sbilanciato, all'ultimo momento riesce a intercettare. Sì, è stato molto bravo, molto rapido Rubén Sosa, ha calciato con l'esterno, la palla ha preso l'effetto e stava ingannando Zenga che pensava che il tiro invece andasse diritto verso il primo palo. Conclusione dunque pericolosa di Rubén Sosa, Baggio ora in azione, salta un avversario. Va ora in dribbling su Bengoechea, effettua il suggerimento troppo lungo per Bergomi. In effetti vediamo che i nostri difensori si stanno consultando tra loro e come già sottolineato da Mazzola c'è Ferri che non ha punto di riferimento perché gli uruguaiani giocano con le due punte molto larghe e Francescoli praticamente fa il centravanti arretrato. Herrera. Perdomo, Francescoli, De Leon, Herrera, Rubén Sosa, Bergomi, Baresi, Giannini, Marocchi, parte il lancio di Marocchi. C'è il rinvio da parte di Herrera, poi il pallone termina De Agostini che lo gioca su Baresi. Lancio in profondità di Baresi, ruba un ottimo pallone in velocità Vialli e tenta di riconquistarlo, viene però aggirato dalla ragnatela difensiva degli uruguaiani, quindi c'è Serena che commette fallo su Perdomo. Palla per De Leon, Herrera, ancora De Leon, Reveles, portiere Seré. Sono molto soddisfatti i colleghi uruguaiani accanto a noi, in effetti è stato un inizio abbastanza buono da parte della loro formazione. Sì, stanno dicendo che sta giocando molto bene calcio l'Uruguay, effettivamente giocano molto vicini gli uruguaggi, giocano entro i 40 metri, rientrano tutti e attaccano e i difensori accompagnano anche l'attacco, quindi è difficile trovare gli spazi per metterli in difficoltà. Giannini in possesso di palla, ecco il suo lancio su De Agostini. Parte il cross, la finta di Vialli, si lotta in area di rigore, Serena anticipato, il colpo di testa di Berti, ancora Giannini, Giannini per Ferri, Ferri d'esterno, ottimamente per Vialli, il tiro viene respinto clamorosamente dal portiere. Sugli sviluppi dell'azione Baresi, occasione gol nitidissima per gli italiani che ora attaccano ancora.
c'è il tentativo di triangolo ancora di Vialli fermato e siamo andati vicinissimi al gol con la precedente azione. Una bellissima giocata di Ferri che di esterno destro è riuscito a pescare Vialli. Gli uruguaggi hanno cercato di fare il fuorigioco, non ci sono riusciti bene. Vialli, siccome la palla è scivolata sul terreno, è riuscito a colpirla ma non con molta forza. Bravo comunque il portiere Seré, ancora gli azzurri in avanti con Bergomi, parte il traversone, palla ancora in gioco e De Baggio che tenta di beffare il portiere Seré da vicino, angolo per gli azzurri. Dopo alcuni attimi di studio, ora l'Italia si sta portando ottimamente in avanti, bravo Baggio. Sì, è stato molto bravo a seguire l'azione, a anticipare il difensore, molto attento il portiere anche in questo caso. Parte il tiro d'angolo di Baggio, esce il portiere Seré, sfiora Alzamendi, palla fuori per Vialli, ancora Giannini, largo per De Agostini. De Agostini si sistema il pallone sul sinistro, effetto al traversone, ribattuto da De Leon, interviene l'arbitro Cornei e comanda un calcio di punizione per l'Uruguay. Partita abbastanza gradevole, c'è stato un ottimo inizio da parte dell'Uruguay, poi da qualche minuto l'Italia ha preso decisamente in mano le redini, siamo al 14° del primo tempo, risultati di 0-0, portiere Seré del Nacional, 27 anni in azione, Bergomi, lancio ancora su Alzamendi, tenta il triangolo con Correa, ancora combinano i due ma dalla mischia viene fuori Ferri, attaccato Berti, attaccato irregolarmente Perdomo, finalmente interviene l'arbitro Cornei e comanda il calcio di punizione per gli azzurri. Molto determinati agonisticamente gli uruguaiani, secondo proprio quella che è la loro scuola. Sì, questo è il loro modo di giocare, entrano molto decisi sia nelle zone centrali del campo ma anche in attacco quando potrebbero forse farne a meno. Bergomi, Baresi, Baggio, Ferri, De Agostini, accompagna bene l'azione sulla fascia sinistra De Agostini, la palla è per Berti, va Berti verso Marocchi, Marocchi riesce a trattenere la palla in campo, allunga la falcata, va sul fondo, buon lavoro di Marocchi, messo giù, forse c'era palla. Ma mi pare che però il difensore uruguaiano abbia colpito prima la palla e poi sia andato anche sulle gambe di Marocchi. Francescoli, Alzamendi, tocca male, Ferri, Berti, Giannini, Baggio, finta di passaggio su Bergomi, poi lancio centrale, il rinvio è stato di Reveles, la palla termina fuori. Marocchi. Osservato speciale anche il centrocampista della Juve, la palla è per Giannini, ora per Baggio. Avanza Ferri. Baresi. In profondità Vialli. Vialli Bergomi. Giannini. Berti. Dopo il rilancio Baresi. Alzamendi, lo aspetta De Agostini, la combinazione con Francescoli. Francescoli è un raffinato palleggiatore, il suo lancio in profondità si coordina per la respinta di testa Baresi da Berti, da questi a Baggio che si muove molto. Baresi, si allarga Bergomi, avanza centralmente Baresi, ecco il suggerimento per il capitano Bergomi. Ancora Baresi. Berti, De Agostini, Giannini, Baresi, parte il lancio di Baresi a cercare Serena, finta bellissima per De Agostini, De Agostini ora ha il problema di girarsi, è marcato molto stretto, colpo di tacco che non è fortunato, quindi Herrera, Baggio per l'ultimo tocco a fondo campo. Molto bella la finta di Serena a smarcare De Agostini. Sì, e direi che anche questi palloni incrociati per De Agostini sono molto interessanti, e anche perché la difesa nostra ha trovato
una collocazione, cioè Ferri invece di giocare centralmente gioca più sulla zona sinistra e questo permette a De Agostini di andare avanti mentre Ferri va su Alzamendi e quindi abbiamo più spinta offensiva in questo caso. Francescoli fermato da Ferri, fallo di mano di Francescoli. Giannini, Marocchi, Giannini, Baresi, De Agostini, bello il suggerimento per Baggio, tunnel di Baggio che riceve ancora da De Agostini, splendida combinazione fra i due, parte il traversone rimpallato da Correa, Francescoli, contropiede dell'Uruguay, braccato Francescoli da Marocchi che lo ostacola irregolarmente, calcio di punizione ottimamente congegnata la precedente azione azzurra. Baggio in questi ultimi 5 minuti ha fatto delle cose molto buone, si è spostato dalla fascia destra, gioca più in centrocampo, quindi ha possibilità di andare più spesso in possesso di palla e di poter inventare come in questo caso. Bengoechea per De Leon. Il rinvio di Bergomi, la palla per Giannini, Berti. Va Berti, deve vedersela con Ruben Sosa, contatto fra i due, punizione probabilmente a favore dell'Uruguay. Palla ora per Francescoli. Bengoechea. Marocchi su di lui. Cerca spazio Bengoechea, va sul fondo, si libera bene, guadagna un calcio d'angolo per l'intervento in seconda battuta su di lui da parte di Berti. Anche questo Bengoechea, 23enne giocatore che milita con il Siviglia in Spagna, si sta disimpegnando molto bene in queste fasi iniziali, ottimo palleggiatore. È un ottimo palleggiatore, ha una buona posizione in campo e sa difendere molto bene la palla, in questo caso difatti ha rischiato di perderla, però ha saputo difenderla molto bene con il corpo e con la gamba destra. È lo stesso Bengoechea che si appresta a battere dalla bandierina mentre sono 19 minuti di gioco, parabola insidiosa, il colpo di testa è di Ferri, la palla fuori per Perdomo. Perdomo la prolunga all'indietro su Dominguez, lancio in profondità di Dominguez, c'è Zenga. De Agostini, Giannini, Vialli, De Agostini, Vialli, Giannini, dialogano bene i nostri, la palla è per Berti, chiamato in causa Baresi. Lancio di Baresi a cercare Serena, ma è ben piazzato Correa che rilancia su Alzamendi, anticipato da Ferri che come vedete è pronto a coprire la zona di De Agostini quando il nostro difensore di fascia avanza. Giannini, Bergomi verso Marocchi, la palla è fuori. Partita fino a questo momento molto equilibrata, giocata con grande sagacia tattica dalle due formazioni, è una gara gradevole. Sì, è una gara piacevole, ci sono molti giocatori in campo che danno del tuo alla palla e hanno senso tattico e quindi penso che sarà sempre su questa falsariga una bella partita. E conseguentemente un banco di prova estremamente indicativo per la nostra nazionale, ora in possesso di palla con Berti. Il lancio è su Vialli, Vialli per Bergomi, Bergomi per Berti, Berti ancora, Vialli, Bergomi, tutto in velocità, ancora verso Vialli, due avversari su di lui, viene fermato da De Leon in collaborazione con Perdomo. Bengoechea, lancio profondo di Bengoechea, intercetta Bergomi ma si aiuta con un braccio, c'è calcio di punizione. Molto ben disposta anche al contropiede la formazione sudamericana. Sì, hanno Alzamendi e Sosa che sono molto veloci e quando si allunga la squadra fanno dei lanci lunghi molto precisi e molto buoni. Ha intercettato bene Marocchi, ha dato a Giannini. Baggio, De Agostini. Suggerimento per Serena, Serena in area di rigore. Cerca spazio Serena, viene fermato in calcio d'angolo.
E bisogna dire che De Agostini ha fatto alcune giocate pregevolissime in appoggio. Sì, penso che sia stata una mossa molto valida, molto intelligente, quella di rimettere più sulla zona offensiva De Agostini con la chiusura dietro di Ferri. Baggio, colpo di testa di De Leon, palla fuori per Giannini, Giannini per Ferri che ha un gran destro, lo prova alto. Applausi del pubblico, mi pare meritati, perché in effetti ci si sta rendendo conto, ecco che rivediamo la conclusione di Ferri, ci si sta rendendo conto che la formazione contro la quale deve vedersi la squadra di Vicini questa sera è tutt'altro che remissiva. No, no, è una squadra che sa giocare bene al calcio, è una squadra che non vuole perdere proprio per carattere dei giocatori. Abbiamo visto un altro ottimo tocco di Alzamendi, De Leon, per Francescoli che viene fermato da Ferri in fallo laterale, alla rimessa è pronto Dominguez. De Leon, Revelez sono i due centrali, rilancio di Revelez molto preciso su Correa che lascia a Perdomo, Tengo Ecea, Correa, lancio di quest'ultimo verso Francescoli, l'intervento a gamba tesa di un uruguaiano su Giannini, calcio di punizione. Anzi, il gioco è stato interrotto per posizione irregolare di un giocatore uruguaiano. Ferri, Baresi, Di Agostini, Baresi, Ferri, Bergomi, ancora Ferri, Baresi, Baggio, Baresi, parte il lancio, c'è il colpo di testa di De Leon, il tocco all'indietro di Sosa, la rincorsa del pallone Dominguez disturbato da Vialli, palla ancora per Ruben Sosa in combinazione con Dominguez, sono palleggiatori bravissimi anche in difesa, ecco Ruben Sosa attaccato da due avversari, si fa largo, applausi del pubblico, in effetti l'Uruguay è venuto fuori stupendamente in azione difensiva, ora perde la palla ad opera di Berti, ma Berti viene messo giù da Perdomo, calcio di punizione. Sì, sanno alternare dei momenti di ottimo palleggio con delle entrate molto decise, come in questo caso quando vedono che hanno perso la palla sono sempre due o tre gli uruguaiani che vanno a cercare di chiudere gli spazi ed entrare decisi senza guardare tanto per il sottile. C'è dunque questo calcio di punizione a favore degli azzurri, c'è Giannini sul pallone poco più indietro, Ferri e Vialli, ma c'è anche Baggio che come sapete è uno specialista dei tiri dal limite. Prova Ferri, respinge la barriera. De Agostini, Baresi. De Leon, Bengo Ecea, Francescoli, contropiede dell'Uruguay. Ruben Sosa è fuori gioco di Alzamendi. Era molto ben congegnata anche questa azione. Sì, in verticale fatta molto bene Francescoli, ha un ottimo tempo nel lanciare le punte, sa aspettare il momento in cui il compagno sta superando l'avversario per dargli la palla. Giannini, Marocchi, ancora Giannini, Berti e Baggio. Arretrato il lancio verso De Agostini. La rimessa è di Herrera verso Francescoli, attaccato da De Agostini, Berti con la punta del piede a Giannini, Giannini, Marocchi, Marocchi e Baresi, rilancio centrale di quest'ultimo, il colpo di testa di Serena verso Vialli, Vialli entra in area di rigore, viene attaccato forse regolarmente l'arbitro facendo che si può proseguire, l'arresto è di Berti, ora Baggio, buona giocata di Baggio,
tocco poi sbagliato su Alzamendi e palla fuori, dubbio l'intervento su Vialli. Dalla mia posizione mi è sembrato proprio intervento netto su Vialli, che aveva già allungato la palla per poter andare a calciare. Il fallo era stato di Dominguez, come abbiamo rivisto, colpo di testa all'indietro di Correa. Herrera, rilancio di Herrera, arresto di Francescoli e poi tocco all'indietro di Ferri, ancora Francescoli sulla palla anticipato da Baresi, ma c'è il tocco di Perdomo a favore di Correa. Correa in profondità per Alzamendi, va Alzamendi, Francescoli gli toglie il pallone, lo dà a Rubens Sosa. Rubens Sosa in palleggio, fuori per Correa, da questi a Perdomo. Correa, Rubens Sosa che chiama in avanti il difensore esterno, parte il traversone, la ribattuta è ancora di Baresi. Correa, Perdomo, Berti, quindi Dominguez, ancora Perdomo, lancio di Perdomo per Alzamendi che mette giù di petto per Francescoli, rimpalli alla fine De Agostini che tocca all'indietro su Zenga. Molto bravo Francescoli che ha fatto finta di calciare, è riuscito a driblare di controbalzo la palla, poi però la difesa nostra era troppo chiusa, non è riuscito a concludere. Comunque una grossa giocata. Baggio, Giannini, Berti, zoppica De Agostini, fallo. Da notare che gli azzurri hanno in panchina Tacconi, Ferrara, Fusi, Borgonovo e Carnevale. Maldini, Mancini e Donadoni sono stati risparmiati da Vicini. Sono ammesse tre sostituzioni più il portiere. Baresi, parte il cross di Baresi verso Serena, palla fuori per De Agostini che ha recuperato, due avversari su di lui, lavora bene il pallone De Agostini per dentro il traversone, palla fuori per Marocchi, lancio di Marocchi, palla per De Agostini al centro, ma c'è fuori gioco, aveva messo dentro Vialli, fuori gioco, ma gran giocata di De Agostini. Bellissima giocata di Agostini, anche la palla che gli ha dato Marocchi, molto buona, molto precisa. Purtroppo De Agostini era già al di là dei difensori avversari e quindi era in fuorigioco. C'era stata una deviazione di un difensore uruguaiano, ma probabilmente De Agostini era in posizione regolare. Ecco come rivediamo, era già in posizione regolare al momento del lancio. Nella concitata azione sono volati alcuni colpi proibiti e in effetti stiamo dimostrando che riusciamo a penetrare con una certa facilità proprio chiamando in avanti De Agostini sulla fascia sinistra. Sì, in questo modo neutralizziamo anche Alzamendi perché rimane in mezzo fra De Agostini e Ferri, quindi è difficile riuscirlo ad andare a cercare e nel contempo si portano delle grosse azioni. De Agostini sta giocando molto bene. Ecco che rivediamo la palla colpita sotto, molto buona, e di poco però De Agostini era in linea con l'ultimo difensore uruguaiano. Inutile questo tocco in gol di Vialli perché l'arbitro su segnalazione del guardalinea aveva già fischiato in precedenza, mentre si riprende il giocatore Reveles che era rimasto infortunato nella precedente circostanza. L'inquadratura è per Vialli che aveva toccato in gol il suggerimento di De Agostini, ma a gioco praticamente fermo. De Leon, parte il lancio di De Leon molto preciso verso Dominguez. Su Dominguez però giocano bene in copertura i nostri, la palla è per Marocchi, lancio di Marocchi profondo, lo ferma Herrera, ancora Herrera che ha ricevuto da Perdomo. Perdomo gioca nella classica posizione del centromediano metodista. Perdomo avanza ora l'Uruguay, ecco Francescoli, palla in profondità, Correa è stato fermato, c'è Berti, Serena lì dietro e Baresi. Giannini, Bergomi,
ancora il solito generosissimo Vialli che viene fermato. Palla all'indietro per De Leon, per Domo. Correa, lancio d'esterno. Berti in recupero su Ferri. Bergomi. Giannini. Berti. Varese. Verso Baggio, fermata l'azione dei nostri, ecco Francescoli, Alzamendi, Berti su di lui, saltato Berti, lancio in profondità, bellissimo, ma leggermente troppo lungo per Ruben Sosa. Alzamendi, gran giocatore. Ha fatto una giocata stupenda perché è riuscito a dribblare in velocità e poi ha visto dall'altra parte Ruben Sosa, gli ha dato una palla bellissima, soltanto il terreno scivoloso ha fatto sì che Sosa non riuscisse ad agganciarla. Il gioco intanto è fermo per un fallo di Bengo Ecea su Giannini, rivediamo e vedete il gioco d'ostruzione di Bengo Ecea su Giannini. Berti, Di Agostini, Berti, Franza Berti, tocca su Marocchi, Giannini, lancio di Giannini a cercare Serena, bello il colpo di testa su Baggio, viene Baggio che mette in mezzo un pallone troppo lungo per Berti, colto anche in leggero contratempo in quadrato Baggio, dalle telecamere della squadra esterna di Torino 2 guidata dalla regista Luciana Veschi. Il rinvio di Siri. Varesi, dopo che aveva sfiorato Francescoli. Dominguez. E c'è la conclusione dalla lunga distanza di Ruben Sosa, inquadrato, giocatore della Lazio. Manifesta di tanto in tanto la propria disapprovazione il pubblico per il gioco ritenuto troppo lento degli azzurri, ma non è facile trovare varchi in una... No, sono molto compatti gli uruguaiani, poi quando noi attacchiamo hanno i due difensori esterni che chiudono verso il centro e lasciano liberi i due centrali e questo stringe molto gli spazi e soltanto sulle fasce laterali con De Agostini e con Bergomi abbiamo trovato lo spazio per andare verso la rete. Ed è un tipo di gioco che potrebbe essere anche produttivo in considerazione del fatto che abbiamo in avanti un gran colpitore di testa come Serena. Sì, anche se i due centrali uruguaiani non sono male nemmeno loro di testa, specialmente il numero due. Chiaro che però è uno dei giochi preferiti, quello di Serena, la palla dall'esterno alta. Marocchi dopo il colpo di testa di Ferri, la palla è per De Agostini, l'anticipo netto di Herrera, viene Herrera. Herrera su Alzamendi in posizione irregolare. Siamo giunti intanto al 35esimo del primo tempo, il risultato è di 0-0, Uruguay che si conferma avversario molto molto agguerrito. Baggio, viene Baggio, appoggia su Bergomi che gli restituisce il pallone, ottimo suggerimento per Berti, fuori gioco ancora di Vialli. Era stato Marocchi a lanciare Vialli, vedete inquadrato Marocchi, Vialli in posizione regolare, rivediamo l'azione, anche qui il fuorigioco di poco. Ma è abbastanza dubbio direi, comunque sono molto buone queste azioni in verticale con a volte Baggio che rimane più dietro e dà a Berti o a Marocchi perché sono abbastanza imprevedibili per gli avversari, cambia sempre l'uomo che fa partire l'azione. Ferri, Berisi, Baggio, a cercare Berti, c'è il colpo di testa di Herrera, poi il fallo di Vialli su Correa, a terra il giocatore Correa, 21 anni, gioca con il River Plate in Argentina. Ecco che rivediamo l'azione, vedete che in contratempo Vialli commette senz'altro fallo, anche se praticamente il contatto a quel punto era inevitabile. Si è rimesso in piedi Correa ed ora c'è questo lancio di Dominguez in profondità.
proprietà a terra Ruben Sosa, la palla è per Zenga. Barisi, Ferri, 8 minuti al riposo, risultato di 0-0. Ferri sbaglia il lancio, ne approfittano prontamente gli uruguaiani, il tocco è di Alzamendi che fa venire in avanti Bengoechea, ancora Alzamendi spostato dall'altra parte per Domo. Ruben Sosa, Bengoechea per Domo, deviazione, palla per Serena, De Agostini, Baresi, serie di finte di Baresi e alla fine tocco per Zenga. De Agostini, molto esigente il pubblico veronese, proteste, Marocchi, fallo su di lui e si prosegue, Francescoli a terra, Marocchi, lancio in profondità, Baresi a chiudere. Berti, sbagliato anche questo tocco, lancio a Ruben Sosa, Ruben Sosa largo verso Dominguez, su Dominguez interviene Baggio, l'ultimo tocco è dell'uruguaiano, rimessa di Baggio che riceve il passaggio di ritorno da Giannini. Sempre Baggio, vedete che non possono mai giocare in tranquillità il pallone ai nostri, che naturalmente quando bisogna affrettare i tempi è molto facile sbagliare. Sì, anche poi bisogna considerare il terreno che è scivoloso, quindi è ancora più difficile calibrare il passaggio quando si affretta. Lancio di Giannini verso Vialli che non può giocare. Palla per Perdomo, De Leon, faccio in profondità di quest'ultimo, bello il tocco di Ruben Sosa, Baresi ancora una volta intercetta da Giannini, lancio di Giannini e ottimo anticipo di Herrera, poi Baresi viene fermato a centrocampo ma subentra Giannini, fermato a sua volta, sono molto abili nel gioco stretto i sudamericani. Sfugge la palla a Francescoli ed è Marocchi che la recupera affidandola al portiere Zenga. Bergomi, Marocchi, intanto è pronto a entrare in campo Carnevale, va Francescoli, lancio di Francescoli per Alzamendi, parte il cross di quest'ultimo, un po' arretrato per tutti, lo recupera Ruben Sosa che lo dà a Bengoechea, gran destro di quest'ultimo sul fondo, applausi del pubblico, gioca bene l'Uruguay. Sì, in questi 10 minuti è venuto abbastanza fuori l'Uruguay che manovra nella zona centrale del campo abbastanza lento, poi ha delle improvvise accelerazioni che ci hanno messo anche in qualche difficoltà. Ecco che esce Vialli, in effetti si era portato accanto alla nostra panchina dopo il contatto a centrocampo, esce Gianluca Vialli ed entra in campo per il suo debutto in maglia azzurra Carnevale. Vicini aveva in animo di giocare la carta Carnevale a Taranto, invece le circostanze lo hanno indotto ad accelerare i tempi, quindi Carnevale del Napoli è in campo. Giannini, Ferri, De Agostini, Berti, si gira Berti, viene attaccato da Perdomo, Perdomo il segugio che praticamente attacca i portatori di palla italiani prima che gli stessi arrivino a ridosso dell'ultima linea difensiva. Sì, è il giocatore che rimane davanti alla linea difensiva, è un, diciamo che è un po' antiquato questo come modulo di gioco, è una posizione che non si usa più, loro invece gli uruguayani la sanno utilizzare molto bene. Intanto ha provato ancora dalla lunghissima distanza Ferri e ha sballato abbastanza clamorosamente il tiro. Adesso sarà interessante vedere se e come si combineranno Serena e Carnevale. Ma io penso che come caratteristiche di gioco possono trovarsi bene, perché Carnevale è un giocatore che ama partire da lontano, ama svariare, è molto tecnico, e quindi con Serena che invece è un giocatore più d'area di rigore dovrebbero trovarsi bene. Bergomi, ma la palla è ancora uruguaiana con Perdomo, ecco il suo lancio, l'aggancio di De Agostini che ha giocato un'ottima partita finora,
Tra l'altro De Agostini è un beniamino del pubblico di Verona, avendo giocato proprio con il Verona nell'anno dello scudetto. Col lancio in profondità c'è ancora un intervento falloso di Perdomo su Giannini, gioco fermo e calcio di punizione per gli azzurri mentre mancano poco più di 3 minuti alla conclusione del primo tempo. Alla battuta Baggio, troppo centrale, facile la respinta degli uruguaiani, il tocco all'indietro di Francescoli per il portiere Seré che dà a De Leon. Bengo Echea, De Leon, Ferri, Baresi, palla De Agostini, De Agostini in profondità per Carnevale. Carnevale viene attaccato irregolarmente da Correa. Gioco è fermo, nuovo calcio di punizione, stiamo avvicinandoci al riposo durante l'intervallo dopo un breve break pubblicitario. Provvederemo a effettuare delle interviste qui dallo stadio Bentegodi. Mazzola è andato a recuperare gli ospiti perché dobbiamo abbandonare la nostra postazione per effettuare le interviste stesse in una diversa postazione. Parte intanto il lancio verso De Agostini che, nonostante l'impegno, non riesce a tenere in campo la palla, più fischi che applausi. L'ultimo tocco di Baggio. La rimessa è di Herrera. De Agostini, Carnevale. Palla fuori, l'ultimo tocco è di Correa. Rimessa di De Agostini. Un minuto a riposo, Baresi. Ferri. Ecco il lancio di Ferri per Serena. Serena per Marocchi, di prima Marocchi a cercare Bergomi, palla che si allunga sul terreno viscido, non è controllabile dal nostro capitano e un po' ingenerosamente il pubblico di Verona continua a fischiare l'esibizione degli azzurri che, come vi ripeto, a mio modo di vedere non è che abbiano giocato male, ma hanno trovato degli avversari ottimamente disposti sul campo. Marocchi, De Leon, Rubén Sosa, Seré. De Leon, Rubén Sosa, lo ferma Marocchi, la palla è fuori. Tempo scaduto, qualche attimo di recupero fatto osservare dall'arbitro inglese Courtney. Palla intanto recuperata al centrocampo da Correa che effettua il lancio d'esterno in profondità, va a chiudere Baresi per Zeng, sempre molto attento Baresi in fase di copertura. Ferri, palla intanto per De Agostini, Giannini, Carnevale, colpo di tacco, Berti non lo capisce, Alzamendi che ha dato a Francescoli, ecco il lancio ora per Herrera. Herrera al limite dell'area, Alzamendi in piena area di rigore, serie di rimpalli e poi tiro verso Zenga che si accartoccia in presa. Applausi del pubblico verso la formazione uruguaiana che in effetti ha giocato una buona gara. Gran colpo di testa di Serena per Carnevale. Carnevale tunnel su Revelez che lo mette giù, calcio di punizione. Carnevale è entrato in campo al 40° del primo tempo al posto di Gianluca Vialli. Ora è Baggio che sta per battere questo calcio di punizione. Ma l'arbitro non fa battere la punizione e manda le due squadre negli spogliatoi beccandosi in questa portata di fischi. In effetti il signor Courtney, che pure non ha mal diretto la partita, poteva anche far battere questo calcio di punizione. Ora i fischi che sentite probabilmente sono indirizzati non tutti all'arbitro inglese ma in parte anche alla nostra nazionale che ha disputato una gara
attenta ma molto sofferta nei confronti di una formazione che lo si sapeva ottimamente disposta sul piano tattico. Guaiano, ecco De Leon in azione, la sua puntata, la respinta di Ferri, palla per Berti, Baggio, De Leon su di lui, rimessa azzurra. 30 secondi di gioco nella ripresa, 0-0, Berti a effettuare la rimessa, primo piano per Bergomi, Giannini, Berti combinano ancora i due, c'è un tocco in fallo laterale di Perdomo, palla per Giannini, parte il cross di Giannini, svirgola Revelez, colpo di testa di Serena, tiro di Baggio respinto, quindi Correa. Berti anticipato al momento del tiro, forse anche toccato da un avversario, lascia correre l'arbitro, l'anticipo di Ferri che si fa largo in buono slalom, toccato sul piede d'appoggio proprio da Francesco, lì c'è calcio di punizione per gli azzurri. Carnevale, Giannini, parte il lancio per cercare Bergomi, c'è il colpo di testa all'indietro di Dominguez, la palla fuori. Bergomi, Ferri, batte lungo a cercare Carnevale che salta assieme a Herrera, la palla è fuori, la rimessa è ancora italiana, provvede De Agostini lanciando all'indietro su Marocchi, morbido il traversone di Marocchi e non trova il tempo per lo stacco Serena, la palla era anche troppo alta, Dominguez, ma forse i cross andrebbero effettuati non dalla tre quarti ma cercando fondo, di guadagnare in questo caso direi che anche il difensore uruguaiano ha toccato al momento opportuno Serena evitandogli di poter staccare da terra. Colpo di testa di Bergomi che si appoggia irregolarmente al giudizio dell'arbitro su Francescoli, gioco fermo e punizione per gli uruguaiani che provvedono con Dominguez, quale poi lascia l'incarico a De Leon. Francescoli fermato, Baggio, Zenga, scusate Taccone, Baresi, ecco inquadrato Stefano Tacconi, Giannini, Bergomi, Berti, fallo di Bengo e Cea, Ferri, Baresi, De Agostini, a seguire per Carnevale, colpo di tacco di Carnevale per De Agostini, chiude Herrera. Carnevale, Marocchi, ancora Carnevale, buona palla per De Agostini, fuori per Baggio, anticipato al momento del tiro e immediatamente gli uruguaiani trasformano l'azione di difesa in azione di attacco, buono l'anticipo di Ferri, di De Leon il colpo di testa, la palla centrale per Bengo Echea, a cercare Francescoli e poi Rubens Sosa, ancora chiude Ferri, Berti, Ferri, palla fuori. Dominguez, Rubens Sosa, lo carica alle spalle Ferri e c'è calcio di punizione per l'Uruguay. Rivediamo. Forse non ha nemmeno fatto fallo Ferri, ma è Rubens Sosa che si è buttato addosso a Ferri e poi è caduto. Sì, è stato molto furbo, praticamente ha incrociato la traiettoria di corsa di Ferri e il contatto è stato inevitabile. Calcio di punizione comunque che sta per battere Bengo Echea. Ci sono due giocatori fuori area che potrebbero anche essere serviti per il tiro, ecco che Giannini va a chiudere. Anche De Leon in avanti, parte il tiro e c'è una deviazione a fondo campo di Ferri, molto astuta la conclusione di Bengo Echea. Sì, perché hanno fintato di passare la palla all'indietro, invece ha calciato raso terra, sono palle molto difficili, si può fare anche autorete.
La deviazione è stata di Perry, lo stesso Bengoecea dalla bandierina. Spara su Baggio, rimessa. La rimessa di Dominguez. Francescoli, fuori per Dominguez. Buona la finta di corpo, buono anche il traversone. C'è il colpo di testa in copertura di Carnevale, la palla per Marocchi, inseguito da Perdomo. Vedete che non gli dà tregua, non possono, fuori gioco di Alzanendi. Ma avete visto proprio Perdomo, quello che nel primo tempo abbiamo ricordato giocare nella posizione quasi di centromediano metodista, stavolta molto più avanzato, ma proprio esibirsi nel suo numero preferito, quello di andare sull'avversario che porta la palla a disturbare. Sì, è il cacciatore di palla della squadra, però mi pare che un po' tutti a centrocampo facciano pressing, cosa che è una novità per la nazionale uruguaiana. Berti, Baggio, Bergomi, Baresi, De Agostini, cerca di farsi vedere Baggio, De Agostini attaccato da Alzamendi, palla per Baggio che la mette subito in mezzo per Giannini, triangolo fra i due, passaggio di ritorno troppo lungo. Rimessa di Herrera. Ancora Herrera. Vedete come toccano bene, perdono però la palla per un attimo gli uruguayani. Herrera svirgola Barella. Francescoli subisce fallo da Ferri. Siamo al settimo del secondo tempo, il risultato non si sblocca, in effetti sono pochissime le conclusioni da una parte e dall'altra. Sì, c'è molto gioco a centrocampo e poche le incursioni, più che altro fatte in contropiede da parte degli uruguayani e invece in manovra da noi. Ora gli uruguayani in avanti con Correa, parte il suo traversone, si accende una mischia, alla fine Ferri che mette fuori, il recupero di Dominguez che allarga dall'altra parte su Herrera, il quale evita Giannini, ancora Herrera dà in profondità, intercetta Marocchi, la palla è per Carnevale, si lotta con grande accanimento, il gioco è fermo, il calcio di punizione per gli azzurri, Marocchi e Baggio. Ora Bergomi. Bergomi allunga per Serena. Serena deve vedersela con De Leon. Si gira bene. Tocca altrettanto bene per Berti. Berti taglia ma copre ottimamente Correa. Francescoli. Ottimo palleggiatore. Cerca Alzamendi. Chiude Ferri. La palla è per De Agostini. C'è un fallo su Ferri. Non si fanno complimenti in campo. No, tutte e due, sia Ferri che Francescoli sono entrati piuttosto decisi e difatti stanno ancora discutendo perché Francescoli non ha accettato la punizione contro. Giannini. Serena che scivola. Dominguez. Buon lavoro di Dominguez che termina poi a terra, forse Marocchi lo aveva sbilanciato irregolarmente, si prosegue ancora, Giannini, lancio di Giannini per Carnevale, Carnevale a Ferri, Baresi, Berti, buono, colpo di tacco di Baggio a cercare Giannini, chiudono ancora gli uruguayani e ora c'è questo lancio di Perdomo in profondità, tacconi. Baresi, 9 minuti della ripresa, 0-0 Baggio. Ferri, De Agostini, Carnevale, sul filo del fallo laterale, protegge il pallone, lo protegge troppo a lungo, tant'è che il pallone stesso gli va fuori. Herrera. È una partita molto difficile, il pubblico non aiuta gli azzurri perché li becca anche con eccessiva insistenza. Sì, non lo meritano perché gli azzurri hanno un avversario molto difficile, poi ci sono molti giocatori che è la prima volta che giocano assieme. Forse secondo me Baggio in questa prima parte del secondo tempo sta giocando troppo arretrato e viene a mancare un po' il rifornimento per le punte, dovrebbe stare almeno un 20 metri più avanti. Bengoecea. Lancio poi per Correa.
parte il traversone di Correa, c'è Bergomi, Giannini che perfeziona il rilancio, l'arresto è di Baggio, non preciso, ancora Alzamendi al limite, tiro fuori, grosso pericolo per i nostri. Sì, grosso pericolo, abbiamo potuto notare come i due terzini esterni uruguaiani abbiano anche i piedi molto buoni, perché qui è stata data una palla molto bella di punta e poi Alzamendi è stato bravo a girarsi. Tacconi si è allungato molto bene, ma dobbiamo dire che tutti e due, sia Tacconi che Alzamendi, hanno fatto due ottime giocate. C'è stata anche una deviazione, tant'è che si batte il tiro d'angolo a favore dell'Uruguay, provvede Bengo Echea. Serie di finte, quindi Baggio, Carnevale, fermato, Baresi, il lancio verso Baggio. Baggio a Carnevale, Carnevale entra in area di rigore, effettua il traversone ma non c'è nessuno, buona l'azione di rimessa ma nessuno ha accompagnato. Peccato, Carnevale si è prodotto in un allungo molto, molto buono, è riuscito a difendere bene palla e poi a liberarsi dall'avversario. Serena non ha fatto in tempo a seguirlo, non ha creduto in questa azione e forse a quel punto Carnevale doveva fermarsi e aspettare un compagno, però gli uruguaiani l'avrebbero poi, sarebbero arrivati su di lui. Alzamendi ha dato intanto a Francescoli. Converge Francescoli da Rubens Sosa, la combinazione verso lo stesso Francescoli che viene caricato, gioco fermo, calcio di punizione, e gli uruguaiani stanno effettivamente giocando bene anche in questo caso, però forse è stato Francescoli a travolgere Marocco. Sì, secondo me è sfondamento, perché Francescoli è andato addosso all'uomo che era già lì davanti, non poteva certamente spostarsi per lasciarlo passare. Si riprende con questo calcio di punizione, ci sono Francescoli, Herrera e Bengo Echea nei pressi del pallone. Bengo Echea è un buon tiratore, anche Francescoli ha piedi morbidi. ...12 minuti e mezzo, si gasano sempre di più i nostri colleghi uruguaiani anche per gli applausi del pubblico. Francescoli alto, polemicamente il pubblico veronese applaude le azioni dell'Uruguay e fischia quelle degli azzurri, che anche per le considerazioni fatte da Mazzola è una squadra che è messa assieme un po' così, questa sera meriterebbe di essere un po' incoraggiata e aiutata. Sì, anche perché secondo me non sta giocando così male da meritare di essere ripresa in questo modo dal pubblico, ha fatto almeno mezz'ora buona e adesso sta un po' soffrendo, però appunto quando ci sono 5 giocatori che vengono provati non si può pretendere di trovare all'improvviso tutti gli schemi e che tutto vada bene. E bisogna sempre fare i conti anche con gli avversari che sono molto molto bravi. Baresi, Giannini, De Agostini, Marocchi, lancio per De Agostini, troppo profondo, Herrera gira De Agostini, chiede la collaborazione di Correa che altro non può fare che mettere fuori, rimessa dello stesso De Agostini per Baggio, colpo di testa di Revelez, poi Marocchi, Giannini, palla in area, protetto dai compagni, esce il portiere Sere e blocca. Ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco della ripresa, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. È una partita vera, indubbiamente. Sì, non sembra una partita amichevole dall'agonismo che ci mettono tutti i giocatori. Bisogna dire che anche la nostra formazione giovane forse è la prima volta che incontra una squadra sudamericana che viene e gioca sul serio. Intanto è andato alla conclusione Correa, facile la parata di Tacconi. Ecco il rinvio del nostro portiere. Giannini, Berti, tenta di andare via Berti, viene caricato da Bengo Echea. Addirittura erano in tre gli avversari che sono andati a chiudere su Berti, fanno molto movimento a centrocampo spostandosi dove c'è la palla, si spostano in quella zona sempre 3-4 giocatori. Baresi,
Bergomi, fallo anche su di lui da parte di Ruben Sosa. Baggio pronto alla battuta, mentre si è rialzato Bergomi, che vedete prontamente inquadrato dalle telecamere guidate da Luciana Veschi. Parte il cross di Baggio, c'è uno sbandieramento del guardaline, ma il calcio di punizione va ribattuto perché Ruben Sosa era troppo vicino a Baggio. Gli uruguaiani sono ripiegati tutti nella loro area. Baggio, colpo di testa di Serena, fischia l'arbitro che ha visto qualche irregolarità. Calcio di punizione per l'Uruguay. Minuti e mezzo nella ripresa, non si sblocca il risultato, abbiamo rivisto anche questa azione, primo piano per Nicola Berti. Portiere Seri alla battuta, Ferri, Giannini, ancora Ferri, Tacconi, Baresi, Bergomi, Giannini, Baresi, vedete come aggrediscono gli uruguaiani, perdono palla gli azzurri, Bengoechea, destro di Bengoechea, palla sul fondo, ancora applauso. Sono molto bravi a recuperare la palla e poi a partire, questa volta Bengoechea aveva anche in fianco il numero 8, poteva dargli palla, che forse non sarebbe stata neanche una soluzione sbagliata perché era un po' più avanti di lui. E questo dimostra come fanno pressing e sono subito velocissimi e pronti a ripartire. Ferri. Dominguez. In effetti in questo secondo tempo l'Italia sta giocando meno bene che nella prima parte. Sì, secondo me dopo i primi minuti del primo tempo ha fatto una mezz'ora ottima, in questo secondo tempo sta subendo il gioco degli avversari, malgrado secondo me Marocchi e Giannini stiano facendo una buona gara, probabilmente stanno mancando in questa seconda fase Berti con le sue propulsioni e Baggio che sta giocando troppo arretrato. Perde la palla ancora gli azzurri, c'è Francescoli che smarca Herrera sulla destra, si incrocia con Correa, palla ancora per Herrera che può tentare addirittura il tiro, ribattuto sul rimpallo ancora gli uruguaiani. Perdomo, perde la palla, Giannini la recupera, la lascia a Baresi, Baresi la cede a Serena, Serena tenta di farsi largo, viene attaccato irregolarmente da Bengoechea, calcio di punizione. 18 minuti e mezzo della ripresa, risultato fermo sullo 0-0. Baggio, lancio di Baggio in profondità, colpo di testa dell'ottimo Revelez. Herrera, Correa, Francescoli, Herrera. De Leon. Lancio di De Leon in profondità, non lo controlla Alzamendi. Sapete, aveva avuto un ottimo avvio di partita, ora è un po' calato. Si è un po' spento, ha fatto degli allunghi diverse volte nel primo tempo, ovviamente è un po' stanco, direi che però anche i nostri gli hanno preso un po' le misure. Poi non bisogna dimenticare che ha 33 anni e anche l'anagrafe pesa. Baresi, Marocchi, Ferri. Ferri in profondità, riconquista il pallone, lo dà Serena, Serena per Giannini, Giannini al limite, messo giù, calcio di punizione, e magari si potrebbe anche lasciar provare il tiro a Baggio,
Sì, secondo me specialmente nel primo tempo ci sono state due punizioni con posizione favorevole per Baggio, anche per il piazzamento del portiere che probabilmente non lo conosce, era sul palo lontano, aveva lasciato 7 metri di spazio e Baggio con il suo piedino può fare dei pallonetti che si possono infilare in rete. Si è rialzato intanto Giannini, autore di una buona prestazione questa sera, soprattutto è stato molto diligente in copertura. Sì, a mio modo di vedere Giannini e Marocchi hanno creato una diagonale molto valida per la nostra squadra, sia nell'impostare sia nel chiudere, rimanendo a turno uno o l'altro dietro a difendere. È proprio a Baggio che sembra volersi incaricare della esecuzione, c'è anche Ferri nei pressi, parte Baggio, poi si ferma. Baggio, gol! Proprio Baggio, che avevamo invocato come tiratore, ma secco il portiere Sereno. È stato bravissimo, con una rincorsa corta è andato molto sotto alla palla, gli ha dato molto effetto e come dicevo il portiere non lo conosce, era dietro alla barriera e non si aspettava un calcio così preciso e con tanto effetto, anche se è un portiere molto bravo, ma non poteva far niente su questo calcio di punizione di Baggio. Lo abbiamo ripetutamente visto, in effetti è stata una prodezza balistica, ma d'altronde Roberto Baggio, che vedete in quadrato, non è nuovo a simili prodezze. L'Italia è passata in vantaggio dunque su calcio di punizione magistralmente battuto da Roberto Baggio al 21esimo del secondo tempo. Grande soddisfazione naturalmente dei tifosi personali di Baggio, che come ricordavamo nell'intervallo è di nascita vicentina e pertanto ha richiamato qui a Bentegodi parecchi suoi tifosi anche di quando era un ragazzino. Giannini, Ferri, Baresi. Tacconi. Palla per Baggio, ancora suggerimento in profondità, chiude Reveles, ma la palla viene recuperata dall'attivo Giannini, data a Marocchi, quindi affidata a De Agostini, che smarca ancora in posizione di alla sinistra Baggio, due avversari su di lui, fa il dribbling Baggio, effettua il cross, guadagna un corner, applausi. Lo stesso Baggio dalla bandierina, parabola molto arcuata e palla sfiorata forse da Serena, che ha finito per mettere fuori tempo Carnevale, l'arbitro però ha fischiato un fallo di Serena. De Leon, Francescoli, Alzamendi, De Agostini chiude. Gira bene Alzamendi, ma altrettanto bene chiude Giannini. A mio modo di vedere una delle più convincenti prestazioni di Giannini in azzurro. Sì, mi sembra molto rinfrancato, ha corso molto, però anche con cognizione di causa si è trovato in fase difensiva e anche in fase di propulsione molto spesso sulla palla. Ferri, Baresi, De Agostini. Palla troppo lunga per Marocchi, la recupera De Leon, avanza il difensore centrale, chiede la collaborazione di Correa, da questi ad Herrera, ancora una iniziativa di Ruben Sosa, e da fuori a De Leon, rubano palla gli azzurri e partono con il contropiede con Carnevale che lancia Baggio, accompagna Berti, Baggio si allarga un po', ha di fronte ora un avversario, tocca a Berti, Berti effettua il cross, il colpo di testa è del puntuale Reveles, ora la palla è per Dominguez che scaraventa in profondità, gara di velocità tra Baresi e Ruben Sosa, alla meglio Baresi. Favoloso il recupero di Baresi,
Rubens Sosa è giocatore molto veloce, era partito in ritardo, ha cercato di recuperare, ma con Baresi non c'è niente da fare. Giannini distribuisce ancora bene su Baggio. Bergomi. Ferri. Baresi. De Agostini. Va De Agostini, su di lui Rubens Sosa, il take è scivolato e lo ferma. E la partita si è vivacizzata, dopo il gol si sono un po' rintrancati i nostri e anche il pubblico ha capito che è una partita vera molto dura questa. Sì, hanno soprattutto velocizzato le azioni e poi hanno molta più convinzione, mentre gli uruguani mi sembrano un po' demoralizzati. Baggio, Marocchi, tocca d'esterno ma sbaglia, Correa, Bengoechea. Giannini su di lui, Francescoli, Revelez, c'era fallo ma si prosegue per il vantaggio. Avanza ancora la formazione uruguayana, palla per Francescoli, tre avversari su di lui e anche Francescoli soffre il pressing, sbaglia il tocco. Baggio, Berti, Baggio, Berti in profondità, il recupero è di De Leon. 26 minuti della ripresa, 1-0 per gli azzurri. Francescoli, Berti, Berti tenta di sfruttare la sua velocità ma accompagna il pallone in palla laterale. Rimessa di Dominguez, De Leon, Revelez, Perdomo, Alzamendi, Giannini, Baggio, Carnevale, tenta di andare via da solo, viene fermato. Bengoechea, fuori misura, il lancio, Berti riceve da Ferri e cede a Baggio. Giannini, Berti, Giannini, buono il pallonetto per Carnevale. Carnevale difende il pallone da De Leon, lo punta, tenta di andare via, carica di De Leon, calcio di punizione. Gara dura ma sostanzialmente corretta. Sì, molto corretta, non ci sono stati sgambetti o brutti falli, anche se delle entrate decise, ma questo fa parte del gioco del calcio. Esce intanto Rubens Sosa nelle file dell'Uruguay ed entra con il numero 14 il giocatore Ostolassa, punta del Nacional di Montevideo. Esce dunque il laziale Rubens Sosa, entra Ostolazza. Punizione battuta da Baggio. Ancora parabola molto bella ed è saltato altissimo Serena. Palla deviata in calcio d'angolo dai difensori uruguayani. L'Uruguay ha sostituito il giocatore numero 8 Correa col numero 14 Ostolazza. Baggio. C'è anche Ferri in avanti, palla fuori, De Agostini, De Agostini ha la palla sul destro, ha tentato di sistemarsela sul piede buono, l'ha persa, contropiede, ancora con Alzamendi. Palla per Francescoli, Francescoli entra in area di rigore, serie di finte, il cross, colpo di testa di Marocchi, Bengoechea, finta al destro, viene chiuso. Poi il pallone viene messo fuori da Serena. Continua su ritmi molto elevati e con toni agonistici eccellenti la partita. Ancora Serena in copertura. Siamo giunti al 30° della ripresa. Il risultato è di 1-0 per la squadra di Vicini. Gol di Baggio, molto bello, su calcio di punizione al 21° del secondo tempo. Colpo di testa del nuovo entrato e si tratta di Ostolazza, sul quale è entrato Ferri e l'arbitro comanda il calcio a 2 in area di rigore. Rivediamo. Beh, è difficile da decifrare, certamente Ferri è andato a vuoto, però mi pare che si fosse abbassato anche il giocatore uruguaiano. Fatto sta che l'arbitro Corney comanda questo calcio a 2 in piena area di rigore italiana. C'è sulla palla Bengoechea,
c'è il tiro intanto di Rubén Sosa, che non è uscito evidentemente dal campo, e Rubén Sosa gioca ancora, è uscito Correa e gioca Ostolazza con il numero 14. Intanto il gioco è fermo e c'è un calcio di punizione per gli azzurri. Pronta un'altra sostituzione nelle file uruguayane, sta per entrare in campo Aguilera. Intanto Tacconi scambia con Baresi. Ancora scambiano il nostro libero e portiere, poi il pallone viene dato a Baggio che lo gioca su Baresi. Lancio di Baresi a favore di Carnevale, ottimo il colpo di testa, Berti. Franza Baggio sul nuovo entrato Stolazza, ottimo l'arresto di Francescoli che però viene anticipato da Marocchi verso De Agostini disturbato da Ostolazza, dà l'indietro a Tacconi. 13 minuti e mezzo alla conclusione della partita, una partita molto sofferta per gli azzurri che comunque hanno tenuto botto nei confronti di una formazione assai motivata. Ecco il rinvio lunghissimo di Tacconi sul quale salta Serena, giudicato irregolare il suo intervento. Sta per entrare in campo intanto il giocatore, il numero 16, Aguilera. Dominguez, De Leon, Bengoechea, Francescoli, la fa filtrare su Rubén Sosa, tenta il triangolo, non riuscito, Giannini chiude ancora, poi Berti che scaraventa in profondità dove non c'è nessuno, l'arresto è di Reveles, Baggio su di lui, ancora Reveles, De Leon va in pressing anche Serena e De Leon tocca al portiere Seré. Palla in profondità, la rovesciata è di Ferri, ora Carnevale, colpo di testa per De Agostini, De Agostini viene attaccato da Ostolazza, palla fuori ma probabile fallo. Ecco la sostituzione, vediamo chi esce, dovrebbe uscire forse Bengoechea. Esce di fatti Bengoechea ed entra con il numero 16 Aguilera. L'Uruguay ha sostituito il giocatore numero 10 Bengoechea con il numero 16 Aguilera. Calcio di punizione per i nostri, è pronto a batterlo Ferri. Verso Baggio, colpo di testa di Baggio un po' strano. Ostolazza, ed ecco il nuovo entrato Aguilera. Parte il lancio di profondità, intercetta ancora Giannini alla caccia del pallone che carambola verso Herrera, il quale lo smista su Dominguez, da Dominguez a Aguilera, da Aguilera a Francescoli che allarga, parte il traversone di Alzamendi, il colpo di testa è di Bergomi, ancora Alzamendi, ha di fronte ora Ferri, serie di finte di Alzamendi che mette in mezzo ed è De Agostini che si rifugia in fallo laterale, chiudono bene i nostri. Sì, gli uruguayani stanno cercando di metterci in difficoltà, però non mi pare che abbiano lo sprint e la penetrazione che potrebbe impescerire la nostra difesa. Ancora De Agostini in copertura, poi il Baggio che mette in mezzo un pallone che i nostri in qualche modo recuperano e c'è il contropiede con Giannini che ha lanciato Berti. Berti si incrocia con Marocchi, lancio ancora su Giannini, largo per lo stesso Marocchi, buona giocata ancora di Giannini. Marocchi tenta di andare via ma si porta il pallone a fondo campo. De Leon, Rubén Sosa, molto veloce Rubén Sosa, si ferma e tocca a De Leon. Francescoli, fuori gioco di Alzamendi. Poco più di 10 minuti alla conclusione della partita. Baresi,
Parisi viene attaccato da Revelez, cerca la combinazione con Carnevale, ancora Parisi che protegge bene il pallone, lo gira su Giannini, Giannini all'indietro, Ferri, Bergomi, Berti, fermato Berti, Ruben Sosa, De Leon. Quindi Perdomo in profondità al limite della propria area di rigore, si apposta a Tacconi, blocca e serve Bergomi. Lancio di Baresi, colpo di testa di Francescoli, palla per Marocchi, Giannini, Giannini, controtempo, recupera il pallone, toccato poi da Baggio, giocato da Dominguez su Francescoli, Francescoli in profondità, triangolo molto bello. Palla per Ruben Sosa, parte il traversone, Ferri, angolo. Buone le combinazioni degli uruguaiani, però mi sembrano combinazioni non velocissime come quelle del primo tempo e danno la possibilità ai nostri sempre di chiudere. In più mi pare che non abbiano un giocatore d'area di rigore pronto a sfruttare questi cross. Dalla bandierina Ruben Sosa, esce Tacconi in presa. Rilancia lungo Tacconi, isolatissimo in avanti Serena, ma c'è un'infrazione, calcio di punizione a favore degli azzurri con Tacconi che la batte. Buono l'anticipo di Herrera, palla rincorsa da De Agostini e Alzamendi. Tocca De Agostini, la rimessa è per Alzamendi, Herrera, parte il traversone, Ostolazza, colpo di tacco e da due passi segna Aguilera, gol di Aguilera. Si sono fatti trovare impreparati, no? Sì, hanno, si sono distratti perché già sul fallo laterale era due giocatori liberi e poi hanno, non sono riusciti a chiudere, anche se il numero 14 ha fatto un colpo di grande classe perché ha toccato una palla di tacco prendendo completamente smarcato il nuovo entrato. Ecco che vediamo, vedete Ostolazza, colpo di tacco, Aguilera, fa secco Tacconi, nulla da fare per il nostro portiere, combinazione vincente dei due nuovi entrati, Ostolazza e Aguilera. Sì, anche se a mio vedere il risultato di parità mi sembra più giusto visto come era stato giocato anche il primo tempo. Senz'altro è un risultato che rispecchia in modo più fedele quello che si è visto, vedete il gran colpo di tacco di Ostolazza e il gol di Aguilera. Bergomi verso Serena, termina a terra Serena sul fallo di De Leon, è una partita giocata con molta intensità. Sì, è anche bella a mio modo di vedere perché ci sono stati continui cambiamenti di fronte, anche se non ci sono state tante occasioni da gol, però molte molte buone azioni di calcio. Batte questo calcio di punizione Baggio, tutti nella propria area di rigore gli uruguaiani, ecco la palla che spiove, il colpo di testa, c'è Serena da due passi che tenta di farsi largo dopo il colpo di testa di... Ma la sensazione è che Serena sia stato trattenuto, però andiamo a rivedere... Ecco, vediamo, il colpo di testa di Carnevale, Serena... Eh beh, l'arbitro ha fischiato fallo contro Serena, ma mi pare che la interpretazione sia molto discutibile. Serena è stato chiuso dai due avversari. Berti, Berti tenta di farsi largo, c'è il fallo in sandwich su di lui. 6 minuti alla fine della partita, il risultato è di 1-1, al gol di Baggio al 21esimo ha corrisposto quello di Aguilera al 37esimo. Siamo sull'1-1 con Ferri che effettua questo lancio centrale, fallo di Serena a giudizio dell'arbitro, di Carnevale su Revelez. De Leon in profondità, Bergomi, ancora Bergomi dopo il rimpallo su Francescoli e tocco un po' leggero di Bergomi verso il centro con Baresi che prolunga su Tacconi. Baresi,
non aggancia Carnevale, la palla è per Carrera, Carnevale torna su di lui, gli ruba la palla, la dà Giannini, Giannini a De Agostini, De Agostini a Baresi, Baresi ancora per De Agostini, palla messa fuori da Alzamendi, De Agostini lancia all'indietro su Ferri, Baresi, quel lancio centrale, Serena, Serena verso Giannini, c'è il rinvio di De Leon, quindi la palla riconquistata da Bergomi che la mette fuori sulla deviazione di Ruben Sosa. Bergomi per Berti, Berti si gira bene, va sul fondo, effettua il traversone, è stato De Leon a mettere fuori, lo stesso Berti su Serena, tenta di restituire il pallone Serena, l'operazione non è riuscita, ancora Aguilera, autore del gol per l'Uruguay. Alzamendi, Herrera, Ostolafa, in profondità Ferri, recupera lo stesso Ostolafa, tocca ad Alzamendi, tenta di farsi largo Alzamendi, fa filtrare il pallone per Aguilera, Aguilera fuori per Francescoli, ancora Aguilera, quindi Berti a chiudere e a lanciare bene su Carnevale, lancio di Carnevale che intendeva raggiungere Baggio, ha un po' ritardato l'esecuzione, Revelez per l'Uruguay. Baggio lo ferma d'astuzia, combina con Giannini, va ancora Baggio, ecco lo scatto in profondità di Baggio, in seconda battuta va a chiudere De Leon. Molto bravo il centrale uruguaiano che è andato a chiudere, anche Baggio però aveva fatto una cosa molto buona perché dopo aver recuperato palla si era lanciato e siamo verso la fine della partita, il segno di una notevole condizione atletica di questo giocatore. Berti tenta di andare via, viene disturbato da Ruben Sosa mentre è rimasto a terra il giocatore De Leon nel precedente contatto con Baggio quando era andato a chiudere da difensore centrale, ecco l'inquadratura sul 31enne giocatore De Leon, difensore centrale del Nacional di Montevideo. Rivediamo. Avete visto l'entrata in tegle scivolato di De Leon su Baggio che si era prodotto in un apprezzabilissimo scatto. Mancano due minuti scarsi alla fine della partita, salvo recupero e inquadratura per Nicola Berti. Il risultato è di 1-1 ed è un risultato tutto sommato giusto perché la formazione uruguayana ha confermato di essere complesso, molto molto bene organizzato. Calcio di punizione ancora per i sudamericani con battuta di Dominguez, Marocchi, Berti, Marocchi, fallo, fallo di Francescoli. Siamo nell'ultimo minuto di gioco, il risultato è di 1-1 qui al Bentegodi di Verona fra Italia e Uruguay. Sta per battere la punizione Riccardo Ferri. Va Serena, riesce anche a toccare assieme ad un avversario, poi il portiere evita l'angolo. Torna precipitosamente dalla propria area e si impadronisce del pallone. Bergomi, Giannini, Serena, Baggio, Baggio, Baggio. Baggio viene fermato in angolo, ma sicuramente buona la prestazione di Baggio. Sì, soprattutto in questa ultima parte del secondo tempo ha giocato nella zona che gli è più congeniale, quella di trequartista, e ha creato diversi problemi alla difesa avversaria come in questo caso. Tempo che sta per scadere quando Baggio va a effettuare il tiro dalla bandierina, tutti gli azzurri nell'area di rigore uruguayana.
parabola molto tagliata, esce il portiere sulla sua respinta, tenta la battuta verso la porta De Agostini ma alza la mira. A questo punto il tempo è scaduto, esultano i commentatori, i colleghi uruguayani accanto a noi. Tutto sommato hanno ragione, perché la loro squadra ha disputato un'ottima partita. Sì, secondo me è una squadra che ha saputo tenere molto bene il campo, ha corso anche molto, ha saputo far correre anche la palla, segno di notevole tecnica, di temperamento, e il risultato mi sembra che sia giusto. Meritano i nostri per quanto hanno saputo fare nel primo tempo e merita l'Uruguay per quanto ha saputo fare nel secondo tempo, eccetto che i 10 minuti in cui abbiamo fatto gol noi. Ed ecco il fischio del signor Courtney che sancisce l'1-1 fra Italia.